Il mio rapporto con il Mezza Lama è, diciamo, possiamo definirlo come un rapporto un po' difficile, un po' strano, un po' di paura, un po' una scoperta. È sempre stata per me un qualcosa che non l'ho mai sentito veramente mio, perché io vedo le montagne un po' più dal basso, sciando sulle piste da fondo. Sicuramente è un altro modo di vivere la montagna, ma è sempre un modo di vivere la montagna. E sicuramente però sono arrivato a un punto della mia crescita in cui ho voglia di allargare un po' i miei orizzonti sportivi e provare a vedere un po' queste montagne d'inverno, non solo dal basso ma anche dall'alto. Quindi sicuramente il Trofeo Mezza Lama rappresenta in questo caso l'evento massimo a cui posso ambire, e sono felice quest'anno di poter iniziare questa nuova avventura dello scialpinismo, per ora come inviato della diretta streaming, ma spero e mi auguro negli anni prossimi, nelle future edizioni, anche come atleta partecipante. Beh, questo è il motivo per cui ho voglia di avvicinarmi a questo sport, è proprio quello, è trovare un modo per passare dalla fine della stagione agonistica delle gare dello sci di fondo all'inizio della preparazione estiva, e passando appunto tramite delle belle uscite, magari anche qualche gara nel mese di aprile con lo sci alpinismo. Sicuramente questo può far bene alla preparazione, ma sicuramente anche alla testa, visto che è un modo diverso per continuare l'allenamento.